5 luglio è in programma a Milano CERVED Next, un grande evento dedicato alla Data Driven Economy e organizzato, promosso appunto da CERVED. Ne parliamo con l'amministratore delegato di CERVED, Marco Nespolo, che è in collegamento con noi. Benvenuto a Economy Up, dottor Nespolo. Buongiorno. Che cos'è? Cominciamo intanto con una definizione. Che cos'è la Data Driven Economy? La Data Driven Economy è un modo per sintetizzare tutta quella serie di importanti evoluzioni nel modo in cui le aziende possono continuamente innovare quello che fanno per la propria clientela, ma anche come lo fanno al loro interno, abilitato da tutta una serie di evoluzioni tecnologiche, in particolare in mondo digitale, ma non solo, che abilitano l'esplosione alla quale stiamo assistendo in termini di disponibilità di dati sui quali, se ben utilizzati, ci si può basare molto meglio che in passato per prendere decisioni, quindi decisioni e in termini di come gestire l'azienda e in termini di che cosa offrire al mercato diversamente da prima. Ecco, ma perché CERVED ha deciso di organizzare un evento dedicato alla Data Driven Economy? Per due motivi. Il primo, perché CERVED è una data driven company, è particolarmente focalizzata da market leader sul mondo dei servizi a supporto delle decisioni del credito e della gestione dei processi di credito, ma anche di marketing. E il secondo motivo è perché non solo CERVED si sente nel bel mezzo di questa data revolution, come la chiamiamo, ma anche perché questa data revolution va a impattare tutti i settori della nostra economia e quindi la grandissima parte dei settori di sbocco anche dei nostri clienti con i quali appunto noi abbiamo partnership piuttosto ramificate, quindi siamo in mezzo a questo ecosistema. Ecco, ma dal vostro punto di osservazione, questo sistema ha colto il senso della data revolution? Le aziende stanno cogliendo le opportunità che possono arrivare? Ma l'accelerazione in termini di disponibilità e di dati e di tecnologie per analizzarli di questa accelerazione è molto molto recente, quindi il tempo di reazione, diciamo, è ancora all'inizio, un po' dovunque. Sicuramente l'Italia su certi processi di innovazione, di digitalizzazione in generale, è un pochino più indietro rispetto magari ai paesi come gli Stati Uniti o anche l'Asia, che diciamo ha molto molto accelerato recentemente, quindi molti si stanno muovendo, competenze si stanno sviluppando, investimenti interessanti si stanno facendo, di sicuro diciamo, l'opportunità è ben più grande di quella che si riesca già oggi a cogliere, diciamo, in particolare in Italia. Beh, quindi c'è una grande potenzialità in questo senso. Che cosa vi aspettate da CERVED Next? Ma da CERVED Next abbiamo l'ambizione di trarre, con CERVED Next abbiamo l'ambizione di dare grandi stimoli a tutti coloro che dentro questa data revolution, dentro questa data driven economy vivono e che vogliono sfruttarla, quindi di dare a loro grandi stimoli sul come farlo, con dei verticali dedicati e quindi rendere con grandissimi contributi anche da parte dei nostri partner e da vari, diciamo, interventi e alle aziende che vivono in questa data driven economy e anche ai policy makers, onestamente, che su questa data driven economy devono incentivare e anche regolare e farne quindi, se tutto funziona come abbiamo l'ambizione che sia, un evento ricorrente che poi sponsorizzeremo tutti gli anni per continuare questo dialogo e seguire questa accelerazione di cui parlavo. Bene, buon lavoro e ci vediamo a CERVED Next. Grazie mille, con piacere, a presto, buongiorno.